Renato Bosco alla 7ª edizione e alla 7ª partecipazione di Pizza Up. Su che cosa si è impostata la tua ricerca quest'anno? Guarda, noi eravamo un gruppo di 6 pizzaioli e abbiamo cercato di sviluppare questi 6 tipi di cerminati, o comunque sono diventati 10. Io ho lavorato con cerminato ai ceci, applicato una pizza che è per vegani, di conseguenza ho cercato di compensare quello che i vegani in questo momento mangiando naturalmente alle sue carenze. Logicamente è più disponibile e è stato equilibrato con altri vegetali, in questo caso c'è stato messo un porcino, il seitan, e ho creato questo hamburger alternativo all'hamburger tradizionale. Hai trovato qualche difficoltà nel creare questa formula? Ma la difficoltà è più mentale, perché poi quando ti approcci la materia prima ti rendi conto che la materia prima ti conduce ed è veramente facile da utilizzare. È proprio una difficoltà mentale. Quando noi vediamo un vegano lo vediamo una persona diversa, non so se siamo veramente diversi noi o se vegano è diverso, però il mio approccio è stato un approccio a paritario, senza nessun problema, e pensando che anche il vegano possa frequentare la pizzeria classica e non creare una linea vegana solo per pizzerie vegane o ristoranti vegani. Soddisfazione nel risultato, quindi? Soddisfattissimo, ho visto anche la reazione in questo caso in degustazione da parte degli, dei nostri giornalisti, in cui si mettevano in discussione, non vedendo il prodotto perché l'avevo incartato un po' all'americana quando fanno l'hamburger. Non ti rendi conto della differenza tra l'hamburger tradizionale di carne e l'hamburger fatto con il seitan. Per pizzafood.tv, Davide Solodeste e Cristina Lo Stuto.